Ben ritrovati sulla Nuova TV. L'estate ha accusato una piccola pausa con la perturbazione che ha interessato in maniera particolare la Sicilia e la Calabria e un po' in misura minore sicuramente la Basilicata e la Puglia, dove sono caduti alcuni millimetri di pioggia, ma senza nessuna conseguenza di rischio idrogeologico. Per fortuna la perturbazione è passata, le temperature si sono abbassate di molto con l'arrivo di queste piogge, di questa nuvolosità piuttosto spessa, ma già da oggi i valori cominciano a tornare a salire e nella prossima settimana vedrete che toccheremo di nuovo valori sicuramente estivi. Intanto vediamo l'immagine del satellite, ci mostra la nuvolosità che ha interessato nei giorni scorsi l'Italia meridionale. Vedete, la ritroviamo sull'Europa dell'Est, Bulgaria, Romania, Moldavia, insomma una situazione ormai in allontanamento. Una perturbazione poi che si nota sul lato sinistro del teleschermo, proveniente dall'Atlantico, collegata ad aria molto fredda che scorre dalle latitudini polari, che però andrà a finire nei prossimi giorni sulla stretto di Gibilterra, sul Marocco. Ecco il motivo della risalita di aria calda sulle nostre regioni. Vediamo più in dettaglio da vicino una nuvolosità piuttosto diffusa sulla parte centro-meridionale tirrenica. Infatti sono in atto delle precipitazioni, anche qualche temporale, proprio tra Calabria e Basilicata, sulla costa tirrenica. Sul resto della regione una nuvolosità così stratificata, un po' cumuliforme, ma per il momento non ci sono piogge. Vediamo cosa ci aspetta per il prosieguo della giornata. Come dicevo, delle piogge che già sono in atto sulle zone del Lago Negrese, alcune zone della Val d'Agri, una situazione che vedrà comunque poi in serata un miglioramento generalizzato. Difficilmente le piogge potranno interessare la parte più settentrionale della regione, forse qualche goccia d'acqua potrebbe arrivare su quelle sulle zone ioniche. Come dicevo, situazione in miglioramento. Infatti andiamo a vedere il sabato, una situazione decisamente buona, cielo sereno, solo poco nuvoloso su tutta la regione. Rimane un po' di nuvolosità nelle zone interne, nelle zone appenniniche, ma nulla di più, non sono previsti fenomeni associati a questa nuvolosità. Vediamo la ventilazione con i mari e con i venti e con le temperature. Ecco, ventilazione da nord-ovest, ma ormai moderata, ormai in attenuazione la ventilazione da nord-ovest, poi ruoterà nei prossimi giorni a sud. E i mari sono quasi calmi o poco mossi. Le vedete le temperature? Le minime si mantengono un pochino basse, 11 a Potenza, 15 a Matera, un paio di gradi al di sotto delle medie. Le massime rientrano nelle medie del periodo, 24 a Potenza, 28 a Matera, dopo che nei giorni scorsi abbiamo toccato valori piuttosto freschi. Andiamo a vedere la domenica, ulteriore stabilizzazione. Arriva questo nucleo, questa cupola anticiclonica, che però sarà un pochino disturbata nella giornata di lunedì. Comunque godiamoci la domenica perché avremo sole su tutta la regione, nuvolosità molto irregolare, davvero scarsa sulle zone interne appenniniche, una giornata all'insegna del bel tempo con le temperature che continuano a salire. Andiamo a vedere infatti i valori per domenica. Vedete 26 a Potenza, 30 gradi a Matera, valori già si notano che sono superiori alle medie del periodo di almeno 3 gradi, con minime più o meno stazionali, 12 a Potenza e 15 a Matera. La ventilazione è ancora un residuo nord-ovest sul lato ionico in via di attenuazione, comincia a ruotare a ovest-sud-ovest sul lato occidentale, perché lunedì arriva la coda di una perturbazione che dovrebbe interessarci in qualche modo prima di un deciso miglioramento e riscaldamento. Vediamo infatti la tendenza per lunedì. Si nota qualche pioggia sulla parte più occidentale della regione, infatti sarà interessata maggiormente l'Italia centrale, in misura minore la Campania, i confini con la Basilicata, la provincia tra Salerno e Potenza e Avellino. Qualche pioggia potrebbe cadere. Sul resto della regione, man mano che ci spostiamo verso est, verso la provincia di Matera, cielo sereno, poco nuvoloso, l'Appennino proteggerà da questa perturbazione molto debole, dicevo, perturbazione che andrà a morire subito in attesa di una nuova, ulteriore rimonta anticiclonica con matrice nordafricana. E ci aspettiamo per la prossima settimana, tra martedì e giovedì, anche venerdì, probabilmente 3-4 giorni, possiamo anche chiamare un ritorno di fiamma dell'estate, perché avremo valori quasi su tutta la regione, oltre i 30 gradi, con punte fino a 35 gradi in alcune zone del Materano. Quindi, se vogliamo farci qualche altro giorno di mare, perché no? Approfittiamone, perché sta arrivando l'ondata di caldo di fine stagione, praticamente dovrebbe essere l'ultima poi che accompagnerà il passaggio tra l'estate e l'autunno. Per oggi è tutto, arrivederci sulla Nuova TV.